E siamo tornati, sono gli ultimi 5 minuti, è sempre appuntamento con l'arte, io sono sempre Nicla e qui con me c'è la mia amica Simona Felci, ciao a tutti. La sister della sister. Oggi una grande giornata, la giornata dedicata a Felci, diciamo. Allora, prima di tutto, perché sei qui? Perché dobbiamo presentare la ristampa di un libro. Il libro è Guarire con l'antiginnastica, quindi venerdì 10 maggio alle ore 19 siete tutti invitati in libreria Caffè Passepartout di Recanati per la presentazione di questo libro interessantissimo di Thérèse Bertherat, scusate il mio francese. Va benissimo. E ci sarà Simona Felci, che è specializzata in questa, sì, ecco, in questa antiginnastica, e ci parlerà proprio, ci presenterà questo libro che non è un manuale, stavamo, sì, dicendo proprio prima, non è un manuale, è la storia di una vita, della vita di Thérèse Bertherat e come ha scoperto attraverso il contatto con le persone, ma soprattutto credo a contatto con le storie. Con le storie delle persone, era sempre stata affascinata dalle storie delle persone. La voce oggi è proprio giù. Ma oggi è inverno, abbiamo esatto. detto. Abbiamo detto. Con la storia delle persone, quindi il contatto anche con la loro vita. Sì. È quasi un romanzo, posso, sì, dire, solo alla fine ci sono che poi non li chiama esercizi, aspettate, preliminari, li chiama preliminari. E diciamo che è anche una traduzione dal francese, a volte non proprio esemplare. Però è bello, però che lo chiami bello, preliminare, sì, invece di esercizi. E io volevo leggere chi era Thérèse Bertherat, sì, è nata a Lione, era chineo. Chinesi terapeuta, ha dato origine all'antiginnastica intorno al 1970, sì, grazie all'incontro con un'altra donna, Françoise Mézières. È stata, diciamo, va benissimo, la fisioterapista più, diciamo, rivoluzionaria degli anni 70. Ha rivoluzionato tutto questa, sì, donna, ma sempre donne oggi, esatto. Sì, sempre donne, che ha rivoluzionato tutte le teorie dell'epoca, le teorie classiche, diciamo, no? In materia, i classici. In materia proprio di meccanismi, sì, ne parleremo magari nella serata di presentazione. Ma certo, era solo per, sì, introdurre. Però è interessantissimo, perché da lì Thérèse ha preso il modo di guardare al corpo umano in maniera diversa e poi è andata oltre. Esatto. Quindi non è rimasta all'aspetto terapeutico, ma lei è quella che prima di tutte e a mio avviso meglio di tutte ha interpretato questo legame con del corpo, con tutto il resto, quello che ci fa persone. Certo. Quindi, certo, bellissimo questo che hai detto. Questo libro viene fuori perché nel corpo è iscritta la storia delle persone. Esatto. Quindi è la nostra casa. Sì. È la nostra casa. Senti, a me piace sempre comunque ricordare il mantra del che ogni tanto c'è, la tigre in corpo. Sì, questa, sì, è una frase di Thérèse. Diciamo che è anche un libro di Thérèse che ha scritto successivamente a Guarire con l'antiginnastica. Perché infatti su Guarire la ginnastica non l'ho trovata, no, la tigre. Lei ha però scritto mi piace. Dopo. Ha scritto perché poi è andata avanti. Questo è il libro che l'ha resa famosa negli anni 70, ha venduto più di 1 milione di copie. E quindi c'è stata la ristampa per un anniversario, un qualcosa? No, oppure finalmente a grande richiesta, ecco, Mondadori ha deciso di ristampare perché non si trovava più. Credo che l'ultima edizione fosse del 2011. Quindi abbiamo insistito anche noi, perché tutti i nostri clienti volevano leggere il libro, noi abbiamo cominciato così, e insomma era un vero peccato perché magari è l'arroganza della passione, ma è veramente un bel libro, non si può non avere a no, casa. È davvero, e poi è scritto in una maniera veramente fluida, sì, semplice, sì, ma credo che profonda, sia una semplicità ben costruita la sua, ricercata, perché non è proprio spontanea, quindi no, si vede proprio che ha proprio costruito questo libro a partire dai titoli, però sì, dopo ne parleremo venerdì, perché sì, la presento io, la mia amica. Grazie. La mia amica Simona la presento io, quindi tu l'hai conosciuta, vero? Sì, appunto, parlo di questo libro, sì, parlo di questo libro non perché io sia l'autrice, ma perché ho conosciuto un'autrice che purtroppo è scomparsa qualche anno fa, però mi sta molto a cuore.
Certo, anche quindi, perché tu la pratichi. Perché io ci ho lavorato a fianco, ho avuto l'onore e la fortuna di essere formata direttamente da lei, di far parte della sua equipe di formazione, quindi ci tengo come mio ringraziamento a dare questo contributo, perché più persone conoscano questo libro e lei. Certo. E le possibilità che ognuno di noi ha, che lei esatto, ci svela infatti. Quali sono le nostre possibilità. Diciamo un altro modo di vedere sì, la perché natura. L'antiginnastica, che a me già mi piaceva perché era anti, però non è proprio contro. No, oh, assolutamente. Ecco, diciamolo. Diciamo che guarire con l'antiginnastica è un titolo italiano. In francese il titolo originale è Le corps a ses raisons, quindi il corpo ha le sue ragioni. Bellissimo. Quindi completamente stravolto. Bellissimo. E le corpo sarebbe le sue stata ragioni. Veramente una grande fan delle Three Sisters. Era sì, un immagino. Fantastico, era riuscita ad avere degli ulivi nel centro di Parigi, era proprio sempre con gli animali, sempre con le piante, perché da lì traeva la sua e anche la François, il cognome François, non lo dico. François Mézières. L'ha conosciuta mentre faceva l'orto, mi sembra. Sì, ecco, anche appunto. La e non diciamo grande. Più niente, però esatto, adesso vi basta. Aspettiamo. Vi aspettiamo. No, ripetiamo: venerdì mondo. 10 maggio, ore 19, libreria Passepartout Recanati. Sì. E adesso è finita la trasmissione. Io vi ricordo la replica del giovedì alle 12:40. Noi ci sentiamo lunedì prossimo alla stessa ora. Ciao, vi voglio bene. Ciao. Ciao.